Abbiamo scavato a ridosso dell'edificio che ospita la biblioteca del Parco archeologico di Pompei perché c'erano delle infiltrazioni d'acqua che minacciavano anche la conservazione dei libri. Ed ecco, esce fuori una scoperta totalmente inaspettata, una grande tomba dell'età dell'imperatore Augusto, un personaggio che con l'imperatore va in Spagna, fa una splendida carriera nell'esercito romano, diventa praefectus Autrigonum, una popolazione della Spagna del Nord, torna qui e il consiglio della città locale lo onora con una sepoltura su suolo pubblico. Ed è un esempio bellissimo di come la tutela, la ricerca, la valorizzazione vanno tutti insieme, sono intrecciate tra di loro. Noi adesso lavoriamo per musealizzare questo rinvenimento che sarà parte di un complesso della conoscenza, della biblioteca, di nuovi spazi espositivi che stiamo creando in quest'area della città antica di Pompei.